Presidente, secondo lei i tifosi cosa si aspettano quest'anno? I tifosi non solo quest'anno ma sempre si aspettano il meglio. I tifosi, io sono un tifoso prima di essere presidente, l'ho sempre detto, e il mio desiderio qual è? La promozione. È chiaro che per poter ottenere questi risultati bisogna avere una preparazione di fondo, bisogna avere una base ben solida, e parlo a tutti i livelli, non solo a livello finanziario ma anche a livello strutturale, come staff tecnico, come amalgama tra i calciatori, e pertanto noi stiamo lavorando per questo, per costruire una squadra forte, una squadra ambiziosa, con la speranza di poter ottenere risultati ancora migliori quest'anno, e se dovesse arrivare, chi lo sa, con i play-off la possibilità di poter fare un salto di qualità, perché no? Ma comunque siamo proiettati verso il prossimo anno, che sicuramente il prossimo, parlo del terzo anno, dovrà essere l'anno diciamo dove il Messina dovrà essere la squadra da battere. Non le chiedo chi sarà il prossimo allenatore o il direttore sportivo, ce lo direte, però sicuramente non passeranno parecchi giorni. No, dobbiamo decidere nell'immediatezza, perché abbiamo dei nomi, abbiamo delle diciamo dei professionisti veramente validi, che è difficile fare una scelta, però stiamo cercando in tutti i modi di scegliere il profilo o i profili più adatti per questo progetto. Quanti abbonati si aspetta? Aspettiamo intanto l'uscita del nome del mister e del direttore sportivo. Mi aspetto abbonati maggiori rispetto all'anno precedente, anche perché stiamo facendo un ulteriore sforzo, come ben avete appreso, sia dai parcheggi gratuiti che daremo ai primi 2500 abbonati, sia a un premio di una riduzione del prezzo per i vecchi abbonati che portano un amico, più altre iniziative che la nostra società di marketing insieme al nostro direttore generale ha messo in campo per incentivare proprio l'apporto del pubblico. Avete ribadito che c'è massima compattezza nelle scelte all'interno della società? Sì, ancora di più rispetto all'anno scorso, che eravamo profani di Lega Pro. Quest'anno abbiamo maturato un anno di esperienza e questo ci ha portato ad essere più compatti, perché le decisioni devono essere unanimi. Entro il 18 giugno finalmente sapremo chi sarà il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Io ritengo di poterle dire che lo sapremo molto tempo prima. Credo si tratti ormai di aspettare il CDA di cui abbiamo parlato, e a quel punto andremo a definire i contratti. Siamo abbastanza vicini. Nomi, incontri, ce ne sono stati tanti, ci può essere anche una sorpresa? La sorpresa con una società che non vuole restare impreparata e che si conserva il piano B e il piano C, e con un direttore generale che ha le idee chiare, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, non c'è dubbio. Ci sono diverse novità in questa campagna abbonamento, ecco, la più bella qual è secondo lei? Il portare l'amico secondo me è una campagna molto forte, perché comunque dando l'opportunità ai vecchi abbonati, quindi che sono già stati fedeli l'anno scorso nel progetto iniziale, quindi a riconfermarsi in questo caso qui nella campagna nuova che abbiamo creato, in più portando l'amico il prezzo diventa veramente buono, perché andiamo a pagare praticamente cada uno 75 euro per vedere ben 17 partite. E poi c'è la novità per i primi 2500 abbonati, non pagheranno il parcheggio auto. Sì, questo l'ha voluto fortemente il Presidente, conoscendo bene la realtà qui, ha detto che il primo 2500, come ha confermato lei, di dare appunto un ulteriore omaggio, che è l'abbonamento dell'autovettura.